Buon pomeriggio e benvenuti in questo nuovo vlog. Comincio questo vlog, come avete sentito, di oggi che è pomeriggio, il 27 di luglio, ed è pomeriggio, non ho registrato niente stamattina col fatto che ieri è arrivato il fidanzato. Sono stata tutta la mattinata, tranne il momento in cui appunto ho portato fuori Bjorn, a far cose. Praticamente io ho sistemato gli armadi, ho appunto fatto tre lavatrici, mi ha portato praticamente di tutto e di più da lavare, quindi capirete bene che ho avuto veramente tanto 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 da fare. Lui adesso è al lavoro, probabilmente prenderà delle lunghissime ferie, quindi avremo un agosto tutto tutto quanto da scoprire, tutto quanto da vivere. Insomma, era arrivata l'ora. Io scenderò un po' al paese prima di stare qui con lui e godermi un po' di vacanza, un po' di, insomma, di tempo insieme a lui, insieme a Bjorn. Scenderò un po' giù dai miei perché è doveroso, insomma. Non aspetto altro, ho intenzione di rivedere un po' i miei nipoti, le nipotine che non ho visto quando appunto sono saliti qui i miei parenti, alcuni dei miei parenti, per farmi quella sorpresa. Non vedo due delle mie nipoti praticamente da Natale, quindi ho intenzione assolutamente di rivedere loro. In verità non posso scendere prima perché ho delle cose da fare qui a Roma. Devo andare ad un incontro con un sindacato, quindi sindacato scuola, eccetera, quindi non potrò scendere prima. Oggi sono stata un bel po' indaffarata, e tant'è vero, ieri sera col fatto che Bjorn era super eccitato, ci stava sempre intorno, saliva sul letto, abbiamo avuto una nottata un po' inquieta su questo punto. Abbiamo veramente dormito poco, insomma, dormito per modo di dire. Oggi pomeriggio, dopo pranzo, praticamente mi è venuto un abbiocco e sono crollata. Ho dormito per ben 2 ore, non mi sono messa né sveglia né niente perché veramente avevo necessità di dormire, considerando pure che la mattinata è stata bella movimentata. Io avevo dormito pochissimo durante la notte, appunto, perché anche la nottata stessa era stata molto movimentata, che Bjorn, insomma, non ci mollava un attimo. Vabbè, ho dormito e quindi mi sono un attimo rigenerata. Adesso vado con Bjorn al parco e il fidanzato è al lavoro, quindi probabilmente ci raggiungerà lì, se comunque noi ci protrarremo appunto al parco a giocare con qualche cagnetto. Questo è quanto, poi ci aggiorneremo. Scendiamo. Mi guarda male. Dobbiamo scendere. Sì, andiamo, 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 andiamo. No, bacini. Hai ragione, dobbiamo scendere. Mamma qui perde tempo a fare i video. Ma sei un buono assurdo. Andiamo, gattone. Siamo al semaforo. Semaforo. Guardate lui che spasso. Uomo. Tornati dalla passeggiata, siamo stati al parco per quasi 3 ore. Bjorn si è sfrenato da matti, ha giocato con tanti cagnetti, quindi è tornato a casa bello stanco. Infatti, è già lì che dormicchia un pochino. Ha fatto, insomma, mangiare la sua porzione serale di cibo, così sta già riposando e sta benissimo lui. Il fidanzato è tornato dal lavoro, però è andato a prendere le pizze. Io già so che questo mi metterà di nuovo sulla cattiva strada quanto a mangiare, perché ok, ieri era domenica, quindi il KFC ci stava anche bene, alla fine era domenica, va bene, ma oggi è lunedì. Ma no, il fidanzato ha voglia di pizza, però gliela concedo e la mangio anche io ovviamente, proprio per il fatto che gli mancava, insomma, mangiare pizza. Sono 2 mesi e mezzo che non la mangia e quella che ha mangiato lì, insomma, non è come la fanno qui, anche se siamo a Roma, comunque sicuramente la faranno meglio di dove, insomma, l'ha mangiata fino ad ora, stando lì dove stava appunto per questioni di lavoro. Vabbè, sì, dopo vi faccio vedere la pizza che ho preso. È una tartufata, è una delle mie preferite. Stasera si cenerà con la pizza. Che poi, tra l'altro, avremmo voluto mangiare in giardino, però ho messo in guardia il fidanzato che
essendoci ancora la luce. Infatti, guardate, c'è ancora luce perché appunto sono le 8 di sera, ma è in estate, ovviamente. A quest'ora c'è ancora luce, insomma, sole e quant'altro, e quindi ci sono sicuramente le vespe che daranno fastidio, quindi mangeremo dentro, fuori mangeremo quando decideremo di mangiare un po' più tardi, così non c'è nemmeno il sole. Però siccome il fidanzato è tornato dal lavoro, e al lavoro mangiano molto presto, aveva un po' fame, quindi è andato a prendere adesso le pizze e quindi appena arriverà le mangeremo anche. E fuori in giardino non è proprio il caso, proprio per tutte queste vespe, anche perché la tartufata che ho preso praticamente è anche con del prosciutto, eccetera. Le vespe, insomma, col prosciutto sono capaci di aggredirti e insomma sono molto molto aggressive, quindi meglio di no. I pro e i contro del giardino sono questi: uno pensa, sì, c'è il giardino, mangio tutti i giorni fuori in estate, pranzo, cena, pranzo, cena. No, a pranzo, per dirvi, non si può proprio mangiare fuori perché praticamente le vespe ti assalgono, sentono gli odori e arrivano dappertutto. Vabbè, comunque, dettagli. E sì, dopo vi faccio vedere la pizza, che ha una faccia sicuramente bellissima, perché questa pizzeria veramente fa la tartufata più buona che abbia mai mangiato. Sono felicissima in questi giorni che è tornato il fidanzato. Veramente, non vi parlo mai di queste cose perché comunque non voglio nemmeno sembrare troppo sdolcinata. E poi, tra l'altro, vi dirò, sono molto abituata alla sua assenza per il fatto che per tanti anni abbiamo vissuto una storia a distanza. Per ben 8 anni abbiamo vissuto una storia a distanza, quindi ci vedevamo soltanto il sabato e la domenica. È capitato qualche volta che non ci siamo visti né il sabato né la domenica, quindi ci siamo visti dopo 2 settimane, eccetera, eccetera. Quindi io un po' ero abituata alla sua assenza, però considerate che sono quasi 3 anni che conviviamo insieme, sono 2 anni pieni e 3 estati che conviviamo insieme, quindi era da tanto che veramente non stavamo così lontani. Da 2 anni a questa parte abbiamo vissuto H24 sempre insieme, e quindi è stata dura, soprattutto reduci da questo periodaccio, quarantena, lockdown, io lontana dalla mia famiglia, ho le amiche lontane perché abitiamo praticamente a diverse zone di Roma, che qualcuno che abita a Roma vi può confermare. Sì, uno dice, vabbè, abitiamo a Roma, ok, ma Roma è immensa, ragazzi, è immensa. Io abito da una parte e lei da un'altra, ed è possibile metterci anche un'ora e passa col traffico per arrivare dall'altra parte di Roma, e coi mezzi, punto e peggio. Non significa niente abitare nella stessa città perché Roma è immensa, e quindi è possibile che da un luogo all'altro ci passino delle ore di distanza, ecco. Vabbè, io sono una logorroica, ragazzi, vi libero dalle chiacchiere. Sì, il fidanzato mi ha detto che ci sta mettendo più tempo del solito. Nel frattempo, qui si sta facendo sera e probabilmente c'è un po' di folla, quindi io proverei a metterci fuori. Quindi vado ad accendere un po' di citronelle, magari ci stanno lontane le vespe, quel po' che stanno ancora in giro con questo po' di luce. Proviamo a metterci fuori, siccome sta calando la sera e il sole già non c'è più. E sto facendo un giro qui fuori, mi pare che le vespe non ci siano, perché queste poi appena va via tutto il sole, insomma quello diretto, scappano. Quindi proviamo a vedere se si avvicinano. Nel caso si avvicinano, scappiamo dentro. Accendo la citronella, così teniamo lontane la vespe che zanzare. Più di così, due anche lì e un'altra qui. Ecco quello che rimane. Briciole. Non si sono avvicinate le vespe, ma siamo pieni, pieni di zanzare. Mamma mia, il pro e contro del giardino, appunto.
Buongiorno, oggi vi faccio vedere dopo un bel pezzo perché da tantissimo che non registro, ma col fatto che è arrivato il fidanzato veramente ci stiamo dando la pazza gioia tra uscite varie, praticamente non riesco a registrare niente perché appunto stiamo sempre in giro. Fatto sta che oggi è un giorno molto molto speciale, particolare, faremo sicuramente qualcosa di diverso rispetto al solito. Perché andremo in un posto veramente bellissimo, non l'ho mai visto dal vivo, quindi sono veramente tanto tanto curiosa di scoprirlo dal vivo, di vederlo dal vivo. Andremo a Trevi nel Lazio, si trova lì anche un torrente, insomma, in base a come ce l'hanno spiegato, in base a come abbiamo visto su internet, veramente è un posto bellissimo, quindi mi auguro di non rimanere delusa, però ne parlano tutti quanti benissimo, quindi non ho alcun motivo per essere negativa su questo senso. Io sono in tenuta, sì, qui sono, devo ancora mettere le ginniche perché appunto le metto prima di uscire. Sono in tenuta appunto un po', ecco, doppio marsupio, e tenuta super comoda, ho messo su questa tutina di Shein per stare molto molto più comoda, e se appunto c'è il fiumiciattolo ho intenzione di bagnarmi esattamente come voglio far fare Bjorn, il bagnetto lì appunto nel fiumiciattolo, nel torrente. So già che senza di me, senza di noi, lui non si bagnerà, quindi mi sono portata avanti, ho messo su questa tutina che è appunto questi pantaloncini, e ho intenzione di farmi anche io un mezzo bagnetto appunto con le gambe. E nulla, spero di riuscire a registrare il più possibile, perché una volta ogni tanto che faccio qualcosina di diverso, insomma, mi andava di portarvi con me e cercare di registrare il più possibile, mi impegnerò. Siamo partiti, stiamo facendo rifornimento di carburante, lui è dietro, felicissimo, io pure, dopo tanto tempo si rifà qualcosa, sembra vita. Noi saremmo arrivati, però non siamo certi che sia qui l'ingresso. Il fidanzato che sta chiedendo informazioni al signore lì, però dovremmo essere arrivati. Il cascato è il ponticello per arrivare alle cascate e non ce la siamo sentita riscendere. Mentre c'era un percorso che non era affatto percorribile, super precario, però per fortuna abbiamo trovato un altro tragitto. Oh. L'abbiamo trovato! Amore! Oh! Amore di mamma, ti piace? Oh. Questo posto è bellissimo! Siamo di rientro, praticamente adesso stiamo andando verso casa e stavo prendendo la strada per il ritorno. Comunque siamo stati qui quasi 3 ore ed è stato veramente bellissimo. Bjorn si è divertito tantissimo a camminare nel fiumiciattolo, veramente molto molto bello questo posto. Peccato che appunto per arrivarci un po' la stradina è piuttosto ripida. Comunque ci ritorneremo sicuramente. Adesso stanno facendo i bisognini e appunto appena fatto andremo verso casa. Amore, amore.
Baci, andiamo, andiamo, tu c'hai fame. Devi mangiare. Okay. Ci metto finito, torniamo a casa. Che anche lui deve fare la pappa serale. Oggi è la morte, tantissimo. Questa giornata stupenda volge al termine. Io adesso chiuderò quel vlog. Alla prossima.